Considerate questo. Normalmente, quando tirate lo sciacquone del water, non vi soffermate su cosa succede alle acque reflue che scorrono nelle tubature, ma quanto velocemente viaggino o dove vadano a finire. Ma se lo fate, allora dovreste sperare che non arrivi mai il giorno in cui tutti nel mondo tirino lo sciacquone nello stesso momento. Ma prima parliamo di un esempio meno grandioso. Diciamo che se si vive in una casa unifamiliare con due bagni, tirare lo sciacquone di entrambi contemporaneamente non produrrà granché. Questo sì che è noioso. Facciamo un salto di qualità. Si vive in un grande condominio con un sistema fognario centralizzato. Negli edifici più vecchi, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, si può ancora trovare questo tipo di scomparto che si apre su un enorme tubo verticale o tubo di scarico. È lì che vanno a finire tutti i rifiuti quando tu e gli inquilini al piano superiore e inferiore tirate lo sciacquone. Può sembrare disgustoso, ma potete anche sentire l'acqua di scarico che vi scorre davanti quando qualcuno al piano di sopra preme il pulsante. Immaginate quindi che l'intera colonna abbia deciso di tirare lo sciacquone esattamente nello stesso momento. È come se ci fosse una potente cascata proprio davanti a voi. E siete fortunati se è solo acqua. Ma le persone normalmente tirano lo sciacquone non solo per divertimento, quindi c'è sicuramente anche carta igienica e altre sostanze. Tutta quest'acqua corre nel tubo ad alta velocità e alla fine va nel sistema fognario generale. Le condotte nel sottosuolo sono molto più larghe, in modo da poter smaltire un maggiore flusso. Così il diametro medio della condotta più grande, quella che arriva direttamente all'impianto di depurazione, è di circa 3 metri. Sembra molto, ma dipende dal flusso momentaneo. Ci arriverò presto. Ad ogni modo, immaginate uno scarico collettivo. La prima cosa che potrebbe accadere sarebbe un rumore simile ad un ululato. Già questo potrebbe essere impressionante. Ma soprattutto tutti questi rifiuti e l'acqua creerebbero una pressione che la maggior parte dei tubi non sarebbero in grado di sopportare. Quindi saresti fortunato se il tubo davanti a te non ti scoppiasse in faccia. Non provare a immaginarlo. Qualora il tubo dovesse resistere, emetterebbe comunque quel sordo ululato per lo sforzo a cui sarebbe sottoposto. Una volta raggiunto il collettore di scarico, i rifiuti andrebbero oltre senza troppi problemi. Le tubature diventeranno gradualmente più grandi di diametro perché ovviamente non raccolgono solo i rifiuti del vostro edificio, ma di tutto il vostro quartiere. E più si allontanano, più tubi di scarico saranno collegati. Come ho detto prima, la tubatura più grande è quella centrale, o centrali se vi trovate in una grande città, che portano all'impianto di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Per riuscire a bloccare questa tubatura è necessario un flusso estremamente grande. E per grande intendo quello dell'intera città. Ora immaginate che ci sia una città di 300.000 persone. Chiamiamola Flushington, in Wyoming. Il governo locale ha inventato una nuova festa chiamata Giornata dello Scarico di Flushington. In questo giorno ogni cittadino dovrebbe onorare quel dono della civiltà che è il sistema fognario e premere il pulsante dello sciacquone nello stesso momento. L'intera città si prepara a festeggiare, i coriandoli volano, la banda suona e il grande orologio nella piazza centrale fa la conta degli ultimi secondi prima del grande scarico. 3, 2, 1, via! Tutti premono felicemente il pulsante e l'acqua comincia a scorrere. Ricordate l'ululato di cui vi ho parlato? Beh, in una città di questa popolazione probabilmente non succederà, visto che molte persone vivono nelle loro case con sistemi di fognatura separati. Ma questo non significa che non succederà proprio nulla, al contrario. All'inizio ci sarà il silenzio assoluto. Poi forse una specie di scossa, dato che il sistema fognario sotto la città cercherà di far fronte all'enorme flusso. Tanto per fare un esempio, uno sciacquone espelle circa 11,5 litri d'acqua, quindi sono 4 milioni di litri per l'intera Flushington, quasi quanto una piscina olimpionica e mezza. E poi, qualora fossi così sfortunato da vivere lì, vedrai l'acqua di scarico risalire nella tua toilette, e anche velocemente. Girandoti verso il lavandino e verso la vasca da bagno diventeresti ancora più nervoso. La roba maleodorante salirebbe gorgogliando anche lì. Corri in cucina, immaginando un disastro, e hai ragione. Tutti i piatti che hai lasciato a lavare nel lavello sono già per metà coperti dall'acqua, che chiameremo acqua scura. Chiami l'idraulico locale, ma la linea è occupata. A quanto pare tutti hanno lo stesso problema. Non sapendo cosa fare, vai alla finestra e... Oh no! Noti che i tombini sono saltati e che il contenuto delle fogne inizia a traboccare per le strade.
Allo stesso tempo si sentono altri gorgogli da dietro di te e hai paura di girarti. Ma devi farlo. La vista è a dir poco sgradevole. Anche la lavatrice che hai lasciato attaccata è traboccante e di male in peggio ci sono rimasti dei vestiti dentro. Ciao ciao, maglietta preferita. Il pavimento si sta rapidamente ricoprendo di acqua di scarico e non hai altra scelta se non quella di infilarti velocemente i tuoi stivali per il fango e saltare fuori dalla finestra di casa tua. Fuori, anche se l'aria è più fresca, l'odore è nauseante. Cammini nell'acqua sempre più alta insieme agli altri abitanti della città, alla ricerca di una zona più elevata per aspettare il peggio. L'intera città si raccoglie sulla collina più alta. Anche qui ci sono tombini aperti, ma le acque di scarico non straripano perché sono troppo alti, per fortuna. La gente guarda i funzionari del governo che hanno proposto l'idea in primo luogo, ma tutti capiscono che la colpa è anche loro. Tu e tutti gli altri guardate la vostra città inondata di acque reflue fino a quando la piena non si placa, il che richiede circa un'ora. Dopodiché torni tristemente indietro per valutare i danni e iniziare la pulizia. La giornata dello scarico di Flushington è stata ufficialmente cancellata quel giorno stesso. Ok, questo è un esempio di una città mediamente popolata. Ma cosa succederebbe se organizzassimo una giornata mondiale dello scarico? Le TV e le radio di tutto il mondo contano i secondi che precedono il grande evento. Giorno o notte non importa. Supponiamo che tutti aspettino questo momento e che siano pronti a premere il pulsante. E eccolo. L'acqua scorre allegramente lungo i tubi, solo per, avete indovinato, vendicarsi di voi. Ma siccome la posta in gioco è molto più alta, il contraccolpo sarà probabilmente molto più pesante. Fareste meglio a stare lontani da tutto ciò che è collegato alla rete fognaria, perché il flusso diventerà uno spruzzo. Se non vi allontanate subito, vi farete una doccia davvero puzzolente. Ma levatevi dalla testa l'idea di correre fuori. Nei minuti successivi al grande scarico non sarà per nulla sicuro. I tombini salteranno in aria come i tappi delle bottigliette di soda e l'intera città sarà piena di geyser maleodoranti. Beh, forse no, ma non lo sappiamo con certezza, giusto? Eppure il peggio deve ancora venire. Gli impianti di riciclaggio delle acque reflue non saranno in grado di sopportare lo stress e anche le tubature scoppieranno. Ricordate quel tubo di 3 metri di diametro di cui vi ho parlato? Quando scoppierà, esploderà letteralmente verso l'alto, facendo piovere grumi di terra e acqua. Assicuratevi di stare il più lontano possibile da lì, va bene? Poi l'alluvione continuerà e probabilmente si trasformerà in uno tsunami assolutamente puzzolente. La gente cercherà di arrivare il più in alto possibile per salvarsi da questo disastro maleodorante. Le regioni montuose diventeranno le più sicure del pianeta. La gente si nasconderà sulle vette e sulle colline, fino alle peggiori conseguenze. Gli abitanti delle pianure però non saranno così fortunati. Dovranno infatti adattarsi alla situazione. Le case galleggeranno e le persone dovranno cercare di sopravvivere aspettando i soccorsi. Il flusso diventerà sempre più forte, ma dopo circa mezz'ora comincerà a diminuire. È difficile immaginare la quantità di danni che avrà causato, ma si può dire con certezza che il conto mondiale sarà molto salato. Gli impianti di riciclaggio e le tubature delle fognature dovranno essere riparati prima di poter usare di nuovo i bagni. Per non parlare delle riparazioni necessarie per le case, i parchi e quant'altro sia stato sommerso dall'inondazione maleodorante. È veramente una scena sgradevole, per non parlare della puzza. Beh, non credo che la giornata mondiale dello scarico sia una buona idea, dopo tutto. E tu? Quindi mettiamo da parte l'idea per ora. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Abbiamo altri bellissimi video che ti potrebbero interessare. Clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare sul lato positivo della vita.